Buongiorno ragazzuoli, buongiorno. Inizio una settimana, ragazzi, di quelle belle toste, perché tra la presentazione di Giuntoli, il confronto tra Giuntoli e Allegri e forse anche la presenza di Elkann, e si incomincia comunque a cedere qualcuno, si delinea molto del futuro della Juventus. Io mantengo ancora la speranza che in questo famoso incontro tra Allegri e il Cane e Giuntoli si possa arrivare a una risoluzione contrattuale con Allegri e mettere Tudor al suo posto. Perché io credo che sia Tudor l'allenatore scelto, non Antonio Conte. Lo faccio sempre per una questione di ragionamento logico, ragazzi. Vuoi rifondare una squadra, parte da un allenatore giovane, con delle idee, con un calcio propositivo e che ha lavorato sempre con i giovani e che ha fatto anche un'esperienza all'estero per capire come si muove anche il calcio in altri posti. Quindi secondo me il dualismo sarebbe tra permanenza di Allegri e arrivo di Tudor. E magari in questo famoso incontro si troverà insomma l'accordo. Così non fosse, ragazzi, ci sorbiremo Allegri un altro anno, come dicevo ieri, leggendo quell'articolo lì. Allegri avrebbe solo un'unica possibilità per non perdere l'ultimo anno di contratto, cioè vincere lo scudetto, punto e basta. Di grosse notizie adesso si parla anche di Berardi, ma non so a che cifre, perché Berardi è un buon giocatore, ma non so che cifre ti spara il Sassuolo, quindi ha l'età giusta per fare il salto di qualità, però dipende sempre di cifre. Non vorrei che Giuntoli andasse a buttare dei soldi su un giocatore comunque italiano che non ha dei buoni colpi, ma ancora non ha fatto il salto di qualità. Se lo prendi a poco, fai 10 punti e buonanotte, ma avere un giocatore che tira le punizioni, che salta l'uomo, comunque è molto importante. Purtroppo ho la paura che Chiesa verrà ceduto, cosa che mi dispiacerebbe molto. Ma se arriva un'offerta seria per Chiesa, Chiesa verrà ceduto, molto più di Vlahovic. Se rimane Allegri, credo sicuramente, se non rimane Allegri, che viene un altro allenatore, magari potremmo vedere Chiesa in una posizione diversa e quindi anche il ragazzo sarebbe più motivato a rimanere. Ma in questo momento credo che lui, con la permanenza di Allegri, non abbia tutta sta voglia di fare un altro anno con un allenatore che non ci crede e non riesce a sfruttarlo per quelle che sono le sue caratteristiche. Come vedete, ragazzi, poche notizie. Quella principale è sempre incentrata su Allegri, perché se va via Allegri, ragazzi, possiamo fare tutti i ragionamenti del mondo. Se rimane Allegri, il macigno sull'impianto di gioco rimane bello pesante. Io non so Magnanelli cosa possa portare, che Magnanelli è un tattico, Magnanelli verrebbe nello staff per fare proprio il tattico. Non so se le esperienze con De Zerbi e Dionisi lo abbiano portato a dei livelli da poter cambiare il credo calcistico di Allegri, ma questo si dice lo scopriremo solo vivendo se dovesse rimanere Allegri. Per adesso, ragazzi, vi lascio una buona giornata e speriamo in novità importanti questa settimana. Vi abbraccio tutti, forza Juve, iscrizione ai canali della Juventus Crew e ci si vede presto in live. Vi abbraccio a tutti, ragazzi.